primi dopo gli spagnoli a fare quella via, ci sono circa 80-90 mila italiani che ogni anno vanno a fare il Cammino di Santiago, e non era possibile che a fronte di tutto questo la via Appia, che è infinitamente più varia, infinitamente più forte dal punto di vista storico, più completa, fosse una via insultata a quel modo dalla nostra amnesia e dalla nostra incuria, che sono gli stessi problemi che fanno sì che Amatrice e dintorni siano crollati per un terremoto. Amatrice non è crollata perché la terra è matrigna, è crollata perché non è stata ristrutturata come doveva essere ristrutturata, e perché gli italiani continuano a dimenticare di vivere in un paese che trema. Il terremoto è la normalità dell'Italia, non è l'eccezione. Ecco, quindi si trattava di mostrare qualcosa che era sotto gli occhi di tutti, ma che le stesse popolazioni locali non consideravano, non guardavano con la dovuta attenzione. Siamo partiti, grazie a un grande lavoro preventivo del nostro capogita, un camminatore che ha 40.000 km nelle scarpe, Riccardo Canovalini, un ligure tosto, silenzioso e determinato, che ha lavorato per parecchi giorni per trasferire sul suo GPS la linea che aveva dedotto da tutta una serie di documenti, carte antiche e moderne che indicavano ancora la via, e siamo partiti. E senza avere la minima idea peraltro di quanto importante fosse ciò che noi andavamo a incontrare, perché ci siamo trovati di fronte a qualcosa che surclassava 10-0 tutti i grandi cammini europei precedenti, perché questa era la prima via d'Europa, e già questo è un marchio forte e che attirerebbe migliaia di stranieri. Appia, io quando ho detto che ho scritto un libro sull'Appia a degli amici editori di Berlino, se lo sono subito prenotato, per dare un'idea, non hanno avuto bisogno di chiedere dov'è la via Appia, perché lo sapevano spesso più di noi. Quindi il nome, la potenza del nome. Secondo, l'indiscutibilità della via, che non è un collage di sentieri costruiti per evitare il cemento o l'asfalto. No, questa è una via che esisteva, che esiste tuttora, molto spesso nascosta, sepolta o distrutta dai riordini fondiari o da svincoli demenziali di questa Italia cementizia, però esiste, c'è, e chi parte deve partire con la mente dell'archeologo che deve disseppellire qualcosa di straordinario che è ancora lì sotto. Quindi la potenza del nome, l'indiscutibilità della via, il fatto che questa via, a differenza del Cammino di Santiago, non è soltanto un pellegrinaggio ma è anche un grande cammino laico. Non è solo la strada di Pietro e Paolo che partono dall'Oriente per portare la religione a Roma, ma è anche la strada attraverso la quale le legioni romane e i portatori delle leggi e dei regolamenti di Roma portavano attraverso la via Appia e l'imbarco di Brindisi o di Taranto il nome di Roma nel Mare Nostrum. Quindi una via leggibile su due piani, ma è anche una grande via leggibile nei due sensi di marcia, perché mentre il Cammino di Santiago ha senso soltanto se lo fai verso Santiago, la via Appia ha un senso strepitoso comunque la fai. Se la fai da Brindisi è l'avvicinamento a Roma, al cuore, diciamo, del mondo antico. Se la fai verso Brindisi, tu fai un viaggio verso un Finisterre, verso un capolinea che non guarda verso il grande nulla dell'oceano, ma guarda verso un mare intimo come l'Adriatico e lo Ionio, dove tu senti già il profumo dell'altra riva e il fatto che quello non è un terminal, ma è un imbarco
Quindi appena la storia finisce, tu hai voglia di continuarla dall'altra parte per arrivare fino a Salonico, Costantinopoli, sentendo già il profumo della Via della Seta. E devo dire che questo, questo profumo d'Oriente tu lo cominci a sentire già dalle parti di Benevento, quando gli ultimi segni di Roma sono ancora visibili, ma cominci a sentire nella gestualità della gente, nei reperti archeologici, nel vasellame dei musei, nel gesticolare delle persone, nel modo di muoversi delle donne, cominci a sentire qualcosa di diverso dal mondo romano.